In occasione del connubio tra PFC Italia e Mondiali di Fiamme 2013, il Consorzio dei Comuni Trentini ha ricevuto la visita dei media nazionali convocati a testimoniare il contributo decisivo dei comuni nella gestione responsabile del territorio. È un evento straordinario. Abbiamo i mondiali che iniziano tra pochi giorni, abbiamo deciso quindi di coinvolgere i giornalisti di tutta Europa per venire qua a vedere i mondiali sostenibili. Perché sostenibili? Perché grazie al fatto che i comuni della Val di Fiemme, la magnifica comunità di Fiemme, hanno una certificazione forestale PFC, è possibile da queste foreste tirare il legname fuori e costruire le strutture con legno locale certificato. L'associazione PFC Italia rappresenta a livello nazionale lo schema di certificazione forestale più diffuso al mondo e il Consorzio dei Comuni Trentini ne è la delegazione sul territorio provinciale. È un ruolo fondamentale. Considerate che l'80% delle foreste in Trentino sono certificate, rappresentando un'eccellenza a livello proprio internazionale. Il fatto di avere le foreste certificate determina che tutta la filiera fino al prodotto finito abbia una tracciabilità. Un esempio concreto: siamo qui al Consorzio dei Comuni Trentini non solo perché sono associazione regionale del PFC, ma perché per far vedere ai giornalisti come è possibile fare filiera corta con legname anche nelle strutture. E quindi quello che vedete qua intorno, non solo col legname ma anche i marmi, sono di origine locale. Quindi dare valore economico alla filiera, dare valore economico al territorio. Oggi è un momento di grande visibilità, di visibilità di un lavoro che ha costruito un percorso, che ha visto tutto il territorio coinvolto, tutti i nostri boschi certificati, ma certificata la filiera e certificati i momenti importanti di questa filiera, non solo dentro questa sede, che è la sede dei comuni del Trentino, pertanto è la sede del territorio, tutta certificata con materiali provenienti dal nostro territorio, ma anche con la presenza, ancora una volta se fosse necessario, della panchina Freedom, che è un altro elemento che abbiamo proposto e che vorremmo diventasse veramente il segno della nuova accessibilità, di un turismo diverso anche del nostro territorio, che garantisca a tutti la possibilità di approccio, di vicinanza, ma con l'utilizzo anche questo di legno certificato Trentino. La proposta di Arredo Urbano Freedom è un progetto di impresa sociale di comunità che coniuga con sensibile lungimiranza i temi sociali e l'utilizzo della filiera corta, prevedendo lo sviluppo di un turismo accessibile. Presentando a una fiera i nostri prodotti, un disabile ci ha fatto notare che non erano accessibili a loro e quindi abbiamo pensato insieme con loro un gruppo Arredo adatto, accessibile anche ai disabili. E poi con il Consorzio dei Comuni l'idea è stata quella di fare in modo che in tutti i comuni del Trentino possibilmente ci possa essere aree sbarrierate e accessibili a tutti anche con il nostro gruppo Arredo.